E benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente facciamo declutter dei cassetti dei capelli. C'è veramente un casino, ci sono tantissimi prodotti che non utilizzo, quindi direi subito di lasciarvi il video e spero vi piaccia. Urge declutterare questo cassetto perché esplode. Letteralmente manco si apre più. Prodotti capelli. Ebbene sì, quelli sono tutti i prodotti capelli aperti che devo assolutamente decidere cosa tenere e cosa no. Molto difficile per me, devo essere sincera. Allora, mettiamoci comodi, come direbbe Melissa. E ho deciso che sposterò alcuni prodotti nel primo cassetto che avevamo liberato la scorsa volta, così che sono più semplici da prendere. Voglio fare make-up, skincare, capelli, tutto qui. I prodotti diciamo più must have. Poi quelli, cioè gli altri li lascio qua, ovviamente, quelli che utilizzo meno. Ovviamente. Allora, iniziamo subito da un termoprotettore che mi piace parecchio. Non ho capito se mi fa sporcare i capelli leggermente prima, ma mi piace molto lo spruzzo in generale, ha un buon profumo, quindi termoprotettore promosso per me e mi piace quello che sto utilizzando ultimamente. Tengo. Questo è uno shampoo secco che dà volume. Mi piace, quindi lo tengo. Anche se non sono grande fan degli shampoo secco, alla fine della storia, perché un minimo mi lasciano proprio quel residuo un po' biancastro che forma poi sembra quasi forfora e mi dà strafastidio. E quindi sì, quello è un po' che mi dà fastidio. Olio capelli, sempre di Moroccan Oil, tengo. Uno dei miei preferiti, la profumazione comunque è buonissima. E sono arrivata a metà di un olio, ebbene sì. Poi, allora, qua abbiamo il Color Wow Dream Filter for Picture, pre-shampoo. Questo non l'ho mai provato. Dovrebbe aiutare il colore, a quanto pare, a quanto leggo. Solo che mi dava fastidio che si utilizzava pre-shampoo, credo. Comunque, lo tengo, devo sperimentare. Questo lo usavo un sacco da piccola e l'ho voluto ricomprare per capire appunto se mi piaceva ancora. Effettivamente mi piace. E è bello, cioè seta luminosa, fa proprio un effetto super luminoso ai capelli, mi piace. Questo recentissimo, era in un kit di Zier Hairspray, oh, non si vede. Mi piace molto il profumo, idrata, mi piace. Previene anche l'effetto un po' crespo, buono. Poi vediamo un po', questi devo ancora provarli, sono nuovi. Light Rich, ma cosa ottengo? Quello più leggero o quello più ricco? Bella domanda. È in questi momenti che io dico, ma come faccio a decidere? Vorrei provarli entrambi. Cioè, non so neanche che capelli ho, perché io, secondo me sono medi, questo è per capelli fini e medi, questo è per capelli medi e grossi. Non so che capelli ho io. Bene, ottimo. Penso di averli medi, boh. Olaplex, questo è uno spray volumizzante, ma secondo me mi sporcava un po' i capelli. In realtà tutto quello che metto vicino alla radice mi sporca un po' i capelli. Però voglio ancora utilizzarlo, quindi lo tengo, non sto andando via niente. Olaplex numero 9, tengo. Questo profumo di caiale, non so perché non si trova più da nessuna parte, ma io lo amo per i capelli. Tengo, buonissimo. Anzi, non so neanche se c'è un profumo, effettivamente profumo di caiale di quella profumazione, perché è buonissimo. Di Mulac ho Freezeover 10 Anticrespo, che adesso ha cambiato pack, spero non abbia cambiato anche formula, perché io lo amavo questo, ed è finito, quindi bye bye, amico mio, lo amo, super approvato per capelli magari più annodati, che tendono a essere crespi, pazzesco, bellissimo, amo. Sempre Mulac invece era questo qui, che è il termoprotettore, che tengo, mi piace molto anche lui. Mulac ha dei prodotti per capelli veramente belli. Poi abbiamo questo, che è un leave-in, quindi da applicare subito dopo aver lavato i capelli. Devo dire che mi piace tutto. Non spruzzo tante cose perché avendo i capelli grassi un po' ho paura che me li vadano a sporcare più velocemente, però questo mi era piaciuto. Perdo i tappi di tutto, come potete ben notare. Poi questo non lo so, non so se tenerlo in realtà. Sono un po' indecisa perché dovrebbe essere tipo, cioè io l'avevo comprato perché non avevo portato un termoprotettore, ma secondo me il termoprotettore questo non ha niente. Cioè, letteralmente un spray districante e non c'è scritto altro. Cioè, viene definito spray districante, ma secondo me non districa. Boh, fatemi sapere se l'avete provato e voi cosa ne pensate. Penso che questo lo darò via. Poi abbiamo un sacco di prodottini di GHD. Questi sono molto validi. Questo è appunto per oddio, come si chiama la piastra che anche asciuga i capelli? Ho un vuoto.
Vabbè, comunque quello lo tengo. Poi qui invece abbiamo uno per andare a lisciare i capelli, questo invece per dare volume. Do via quello del volume e tengo questo per lisciare. Sto tenendo troppe cose. Qui abbiamo un Dream Show, lozione riparatrice, che do via perché ne ho davvero tante. Questo Final Shine Spray è fighissimo per dare un effetto super luminoso ai capelli, lo tengo. Poi qua abbiamo tantissimi keratin spray di Freshly, uno lo tengo, l'altro lo do via. Oh, guarda, chi c'è qui? Chi c'è? Una topino con un nasino piccolo? Ti interessa la mia skin hair care routine? Allora, Color Control. Questi prodotti leave-in io non li uso mai. A cosa serve? Trattamento senza risciacquo. Cosa fai? Perché non me lo vieni a dire? Dovrebbe comunque proteggere il colore, credo. For long lasting color. Multi protection, light. Ma questo lo tengo visto che è light, magari non mi sporca i capelli. Qua c'è un olio corpo. Cosa picchio c'entra qui? Oh, chi lo sa? Ah, questo lo volevo straprovare. È un siragena chip, come sta scritto. Comunque quelli che metti sulla cute per far crescere di più i capelli. Però lo sposto da qua perché non mi serve niente qui. Altro olio che ho utilizzato tantissimo, questo di Kerastase, mi piace tantissimo, lo teniamo. Ce l'avevo rosso ma l'ho finito. Ah, qua abbiamo un altro spray. Ah no, questo è diverso. Ah ok, questo è per dare volume, ma penso che lo darò via perché non sono grande fan dei prodotti per il volume. Altro Olaplex, questo è il numero 6. Io tengo tutti gli Olaplex e forse sta arrivando anche K18, raga, da Sephora e sono troppo contenta. Qui abbiamo due color wow, questi qua è uno dei miei preferiti, Dream Coat, per rendere proprio i capelli anti umidità, super luminosi, veramente questo rende i capelli wow, come dice il nome del brand. E va usato non tutti i lavaggi, quindi una volta ogni tot per dare un sprint in più ai nostri capelli, e mi piace troppo e tengo. Poi questo Shine Spray with a Super Fine Mist è uguale a quello di GHD, però questo non l'ho mai usato, quindi almeno una volta voglio provarlo. Curl Hold Spray di GHD per rendere i capelli ricci, questo via. Poi abbiamo questo Blonde, questo lo utilizzavo quando avevo i capelli decolorati biondi, quindi via. Olaplex numero 3, tengo. Poi questo l'avevo utilizzato un po', è sempre per l'anticrespo, quindi ci sta. Mi piaceva, teniamolo. Certo, ce ne sono di migliori, ma non si butta via niente. Ho un capello in bocca. Questo l'avevo preso in Marocco e dovrebbe essere proprio argan, super top, fatto nel coso di argan. Ha un buon profumo, quindi lo tengo per quello, mi piace a volte applicarlo. Poi abbiamo questo invece che è un siero protettivo di Freshly. Tengo. Uffa, perché non riesco a darvi le cose? Quanto roba abbiamo ancora qui? Color Wow, questo è per ridurre i capelli danneggiati del 50%. E non lo usavo da un sacco, cavolo, adesso mi sono ricordata. Devo assolutamente riprovarlo, cavolini. Perché era lì in fondo, lo metto sicuramente nel piano più sopra. Mi piace molto comunque Color Wow come brand, super consigliato, bellissimo. Poi abbiamo altri prodotti di Aveda. Aveda, essendo più naturale, trovo che il mio capello non sempre va d'accordo con questo brand, però alcuni prodotti sono molto validi. In generale mi sembra di aver già tenuto qualcosa per il leave-in, quindi non vorrei tenere troppo. Questo è per sempre andare a riparare, lasciare il capello più idraté. Trattamento senza risciacquo, che dovrebbe appunto proteggere i capelli. E questa è una crema riparatrice per acconciature. No, sapete che questi mi sa che li do via. Anzi, tengo solo questo. Questo invece lo do via. Poi abbiamo questo brand invece che aiuta un sacco sempre per la crescita dei capelli. Ha un sacco di prodotti e questo non l'ho provato bene, devo essere sincera. Perché quando poi hai tanti prodotti usi sempre gli stessi e gli altri chi li prova più? Nessuno. Però questo lo tengo perché mi aiuta sempre per doppie punte, la fine dei capelli, che è la parte più critica per quanto mi riguarda. Olaplex numero 6, che ce l'ho da tantissimo. Questo lo do via. Ah, questa cera
non la uso mai perché, cioè, è figa l'idea, ma sporca un botto i capelli. Cioè, dopo che usi questo devi per forza lavarteli e per me è un no. Preferisco gel più leggeri, tanto i miei capelli sono abbastanza fermi, quindi via. Di Eterea penso proprio che tengo solo il termoprotettore, che mi piace parecchio. Gli altri sono molto validi, però come vedete, anzi anche questo, Silk Cream, crema capelli satificante, ok, tengo anche questa, quindi tengo questi due. Gli altri li do via perché ne ho veramente troppo, 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 troppo. Infine, siamo quasi alla fine del cassetto. Oh, leave-in conditioner! Non lo so, una parte di me vorrebbe davvero tanto tenerlo, l'altra dice, ma ne hai così tanti, veramente ti serve? Però che spreco. Voglio tenerlo. Ci penso un attimo. Mi sa che faccio scambio con qualcos'altro. Poi abbiamo questo. Milk Rain Serum. Siero riparatore. Questo mi piaceva. Lo tengo. E infine abbiamo questo qui. Che è un desiccante protettivo. Di questo Hair Bar. E voglio provare meglio. Quindi questo lo tengo. Bene. Andiamo. Praticamente ho tenuto tutto. Sad story. Raga, posso dire, molto meglio rispetto a prima, no? C'è anche un po' di spazietto lì, top. Questi sono quelli che ho declatterato. Questi tre li porto in bagno. Poi stavo sistemando anche qui, mettendo dei termoprotettori, questi per andare a illuminare. Questo già mi piace, questo voglio provarlo un pochino. E poi profumo, olio per capelli. E aggiungiamo anche... Ok, ecco, mi sto decidendo un po' come mettere le cose comunque. Ho preso anche questo, che è il mio gel preferito. Super leggero, una volta che lo spazzo gli sparisce. Lo amo la follia. Shampoo secco che sto provando ultimamente, sempre di questo brand. Il mio amato K18, che purtroppo sta finendo, devo assolutamente ricomprarlo. Poi ho intenzione di mettere anche questi due pettini. Questo sempre per fare tipo le acconciature. E questo per dividere la riga, così appunto è tutto bello a portata di mano. E direi che aggiungo anche una tangle teaser piccolina. E così anche questo cassetto è bello che è sistemato. Per i capelli infine avrei anche questo, dove all'interno tengo piastre, phon, un po' un macello. E non lo so, credo che qui dentro aggiungerò appunto solo phon e piastre, togliere tutto il resto. Vedo ora che inventano tutto senza cavi, guarda. Mi danno fastidio questi cavi sempre in mezzo alle borse. Questo lo sto ancora provando, per ora non mi sto trovando molto bene, ma perché io sono incapace con le spazzole. Preferisco le piastre. Questi non c'entrano niente. Via, 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 via. E andiamo a pulire. Qua voglio lasciare solo queste due cose e le spazzole. Dai, ci sta. Che devo pulire però prima perché sono tutte sporche. E fate conto che ne ho diverse, quindi queste qua adesso le voglio tutte mettere a lavare. Direi quindi che sono molto soddisfatta. Boom. Ok, passiamo a questo mobile di qua. Abbiamo questi due cassetti da declatterare. Facciamo il primo. Questo tools con tutti appunto questi... aggeggioni per fare i capelli. Io non sono in grado, raga. Cioè, ci ho provato, ma non sono in grado. Mi strappano sempre un sacco di capelli. Sarà che magari lo muovo in maniera errata, non lo so. E poi mi tornano subito come prima. Però devo ammettere che questo della Bellissima l'ho preferito rispetto a un altro che avevo utilizzato in passato. Quindi non so se tenerlo e riprovarlo magari quando prendo un po' la mano sarà meglio. Questa era la mia spazzola per fare anche il ciuffo. Poi c'erano anche queste e altre che magari dopo troveremo. Però devo trovare un cassetto dove mettere tutti questi qua. Vediamo, intanto per ora lo teniamo. Poi qua abbiamo questi del Dyson, che ovviamente tengo. Qua abbiamo la Jack di
Platinum Plus. Adesso sto usando la Kronos, quindi questa la sto usando meno, però è un'altra delle mie preferite, quindi la tengo. Qua abbiamo una crema, qua abbiamo un portaocchiali e questo da mettere nella piastra in realtà, quindi lo vado a mettere. Poi qui abbiamo la confezione della jacket di Kronos. Io non la aprirei la scatola, cioè come la faccio? È vuota, quindi questa la butto. Questo invece è il diffusore della GHD, ma ho già quello del Dyson, penso che questo lo regalo a mia mamma o a qualcuno a cui bisogna, perché io non lo uso. Ne ho già uno, non ha senso che tengo, perché occupa un sacco di spazio poi, quindi questo via. Poi abbiamo una Tangle Teaser, che direi che va assolutamente lavata. Ah, questa è una coda morta, di capelli finti ovviamente, che però adesso che mi sono fatta più scura potrebbe anche andarmi bene, quindi la tengo, la porto in studio. E qua abbiamo un'altra confezione degli occhiali, quindi praticamente devo solo togliere perché non c'era niente da declatterare. Vediamo qua sotto se c'è qualcos'altro da declatterare, ora lo scopriremo. Allora, questa è una portapiastra. In realtà per i viaggi è molto comoda, adesso è vuota, ma sicuramente la tengo. Qua abbiamo invece la GHD Duet Style, che asciuga e lisce i capelli. Ovviamente la tengo. Ah, qui abbiamo questi bigodini che non ho ancora mai usato. Dovrei usarli però, secondo me sono comodi. Devo assolutamente usarli. Mi dimentico sempre. Poi qua abbiamo questa per fare le onde, tipo beach waves, un po' così. Ho provato a farle una volta e mi stavano veramente veramente male, quindi penso che questa la regalo, anche perché ha questo attacco straniero, quindi preferisco darla via. Ed era appunto qui dentro. Ah, qua ho messo un'altra cosa in realtà. Ah, questa era per fare le onde. Mi sa che questa non l'ho mai usato. Allora, questo lo regalo. Questo però me lo tengo. Possono sempre servire. Qua abbiamo la scatola della Duet Style. Come sempre io tengo tutto, ma non ha senso tenerle. Qua c'è la protezione che tengo. Poi qua abbiamo una spazzola Oval Dressing Brush di GHD. Mi sa che l'ho usata solo una volta, quindi intanto la lascio qua bella che nuova, dai. Qua abbiamo altre extension. Sono dei topi morti, poverine. Questa? Ah, ok, questa è la GHD Mini che ho in macchina per il retouch, quindi per ora ovviamente tengo tutto. Tra queste spazzole, allora, queste sarebbero da lavare, ma non c'ho mai voglia che sbatti. Queste sono nuove e penso che questi li regalo, perché non sono solita utilizzarli. Mentre queste secondo me potrebbero essere utili, quindi le tengo. Questo era per togliere il colore dai capelli, può sempre servirmi, magari un giorno divento pazza, mi faccio un colore pazzo. E questo invece serviva per decolorare, che non l'ho mai usato. Guardate, divento letteralmente canarino, un giallo canarino, terribile. Via va. Ok, anche questo è fatto, diamo una pulita. Già che ci siamo, tolgo le robe anche da questo. Ci sono anche prodotti capelli, tra l'altro, quindi inseriamolo in questo video perché sennò non sapevo dove metterlo. E così libero per bene tutta la cassettiera. In realtà qua è molto comodo perché mettevo tutte le mini taglie per i viaggi. Di solito divisi per categorie, adesso un po' meno, però magari alcune cose secondo me non serve che le tengo perché le scarto sempre quando faccio i viaggi, quindi vediamo un attimo. Allora, innanzitutto abbiamo queste due acque micellari che, come vedete, sono praticamente finite, quindi non ha senso che io le tenga entrambe, e le finisco e le metterò via. Anche perché c'è anche questo beauty con ancora tutte le cose del viaggio. E qua c'è un'acqua micellare piena, quindi ovviamente questa la tengo per i viaggi. Poi questo stick pazzesco lo tengo per l'SPF, un deodorante, ovviamente lo tengo. Poi abbiamo Glow Recipe, che è arrivato finalmente in Italia. E abbiamo la niacinamide Dewy Drop e l'esfoliante, questo credo, BHA per i pori. E di solito questi non li uso per i viaggi, quindi penso che lo metterò direttamente nella makeup collection, cioè nella skincare collection, perché ti pare che mi porto un acido in vacanza? Non credo. Poi questo è finito, via.
questo è un gel, posso ancora usarlo, questo è un bifasico e non uso più i bifasici, quindi via. Labello, questo mi si... sì, era un po' troppo color cadaverino, quindi via. Questo invece lo tengo, è un gel, è un detergente. Ovviamente SPF tengo, questo è un balsamo labbra, penso che lo terrò. Scrub in vacanza non lo uso, questa è una maschera per capelli tengo, shower gel tengo, un altro esfoliante che non uso in viaggio, quindi questi li regalo. Questo qui era un SPF 50 per le labbra che tengo quando scadeva 12 mesi, l'ho preso quest'estate, vabbè però sulle labbra posso ancora usarlo. Poi abbiamo un altro deodorante che tengo. Questo è per i capelli, una polverina per quando sono sporchi, comodo da portare in viaggio. Poi abbiamo conditioner e una crema da lasciare sui capelli. Ci sta. Una lucina tengo. Maschera, questa l'avevo portata e qua abbiamo uno scrub mini. Lo scrub in realtà non so se lo userei in vacanza. Ce l'ho anche in full size, quindi questa la regalo, mentre questa la tengo. Questa è la macchinetta che devo ancora usare per fare le foto. Cleansing balm tengo. Questo deve essere buono. Body cream tengo. Esfoliante regalo. Lozione corpo tengo. Qua abbiamo questo kit per fare l'esfoliazione, che mi sa che mi porto in bagno perché ho proprio bisogno di un guanto del genere per togliere le cellule morte dopo essere stata al mare. Quindi questo lo porto in bagno. Crema mani tengo. Questa è sempre una crema mani che tengo. Body milk. Mi sa questo regalo perché ne ho già altri. Questo pennellino è un po' scrausino, si sta già rompendo, lo butto. Qua abbiamo un esfoliante daily di Dermalogica. Tengo. Anche questa maschera volevo straprovarla. È una maschera illuminante e nutriente. Devo provarla. Qua abbiamo altri prodotti per i capelli. Spugnetta e pennellino per il corpo. Queste mini taglie, non lo so, ha senso tenerle. Magari tengo questa di Shiseido, che è un barattolino e tipo per un weekend può essere utile. Mentre questo lo regalo. Qua poi abbiamo una body lotion sempre di Drunk. E questo per illuminare il corpo, che è super comodo d'estate. Tutti campioncini per un weekend tengo. E questo mi sa che è finito. Ce n'è uno. Il senso di tenerlo qua? Mi togli! Riesco a prenderlo? No, vabbè, non ho parole. Ok, igienizzante mai tengo. E qua abbiamo delle bombe da bagno che non abbiamo la vasca. Dico sempre le porto quando abbiamo in hotel una vasca mai portate, quindi le regalerò. Questo è super comodo per portare le beauty blender in viaggio. Nel frattempo sto facendo un macello qui. Allora, qua abbiamo shampoo secco. Questo di Batiste è molto valido, l'ho finito. Lo tengo, questo è un odore molto buono, però è più idratante, diciamo, rispetto all'altro. Quindi non posso tenerlo, però il profumo è buono. Dai, lo tengo. Abbiamo vari spray, oli per capelli che tengo. Varie creme piccole di Sol de Janeiro che tengo. Queste le preferisco ancora di più. Abbiamo sia lo scrub che la mini taglia della crema. Super cute. Questo è uno spray multiuso. Questo, raga, lo amo. Lo vedete? Sì, per l'anticrespo. Pazzesco, dovete provarlo. Olaplex numero 3, sempre valido. Poi abbiamo due oli di Freshly e tengo solo uno. Mi piace tantissimo questo olio. Qua abbiamo questi che non ho mai usato. Questo per le boobs, sempre le boobs. Eccoci qua. Ah, questi sono degli oli monouso, molto carini. Infatti ne ho usati già tre. Cioè qui voi avete l'olio da aprire e struccarvi. Comodissimo. Ovviamente lo teniamo. Qua abbiamo un portalametta, tinta per le sopracciglia, un pettine. Questo era per il ciclo, ma fa effetto freddo e io preferisco l'effetto caldo quando ho il ciclo, quindi do via. Questo è comodo per aprire i boccoli, tengo. Un coso per pesare la valigia, sempre utile. E poi abbiamo delle lenti a contatto che tengo. E da là. Ho svuotato anche questo qui, togliamo questo e puliamo.
Finalmente sono tutti belli che vuoti, io super happy. Amici, è arrivato il momento di declaterare la zona doccia, così la lavo anche per bene. Oggi piove, quindi giornata perfetta. Direi di iniziare da questa parte qui perché è veramente stracolma. E di solito qua ci sono le cose nuove e poi via via andando di là appunto quelle che stanno per finire. E lì ci sono quelle ancora che stanno più per finire, quindi le metto là così finiscile, Melissa, finiscile. Però alcune proprio non riesco a finirle, quindi le toglierò. Iniziamo. Allora, maschera di Mulac, liscia e ammorbidisce. Tengo, le maschere sono sempre comode. Proprio ora le campane, proprio ora. Figuriamoci. Che sbattio, le odio queste campane. Inutili. Allora, shampoo. Questo è uno shampoo nutriente. E penso che serve anche per i capelli colorati, quindi questo penso che lo tengo. Poi abbiamo questo shampoo e balsamo di Bleach London, che è un trattamento che secondo me è perfetto per chi ha i capelli decolorati, infatti è molto molto nutriente. E sono un po' indecisa, penso che questi li do via, ma tengo la maschera. Questa maschera ho preso, non si vedeva, questa maschera ho preso flaccone gigante perché è pazzesca per i capelli danneggiati, ottima, ottima, ottima. Questa è una New Entry Shampoo Detox di OY, come si dirà questo nome? OY, lo sopprimerò, OY. No, comunque mi stava piacendo molto, infatti avevo finito la mini taglia, ho preso la full size, quindi la tengo ovviamente, è recente. No, cambio di idea, questi li tengo, sì, li tengo, dai. Poi abbiamo questo qui, che ha comprato di recente Riccardo, però non mi piace tanto, io infatti me ne sono comprato un altro, che dopo metterò in doccia. Questo è finito, era quello che aveva preso prima. Questo in realtà ancora ha una buona profumazione, ma l'altro proprio no. Poi abbiamo un balsamo di Moroccan Oil, questo molto molto valido, mi piace un sacco, lo tengo. Qua abbiamo invece uno scrub per la cute, che tengo, non ne ho tanti, devo tutto sciacquare sta cosa. Invece qua abbiamo una maschera sempre per la cute di Sephora e la tengo. Che dire, sto andando benissimo, sto vivendo tutto. Questo lo sta usando Riccardo, anche se è sempre uno shampoo per illuminare i capelli colorati e penso che lo darò via questo perché ne ho tanti. Poi abbiamo questa maschera di Kerastase che su di me è un po' troppo ricca, quindi spesso poi mi sporco subito i capelli, vado via. Body wash alla vaniglia di Kylie, peccato che si rovina un po' il pack utilizzandolo, era rotondo una volta, però mi piace, lo tengo. Questa maschera pazzesca di Shiseido la tengo, fino, mi piace troppo troppissimo. Ho comprato di recente questa linea anti frizz, effetto crespo dei capelli, sia lo shampoo che il balsamo, quindi le tengo ovviamente, sono nuovi. Poi mi è arrivata di recente anche questa linea di Garnier, che mi sta piacendo parecchio, come si può vedere sono già qua e ce l'ho da relativamente poco. E niente, abbiamo balsamo, shampoo e questo è il keratin filler, che è un trattamento che io faccio pre-shampoo. Mi piace per rinforzare i capelli, tengo. Poi abbiamo invece questa linea di Aveda, che penso che regalerò perché ne ho tanti, ma a prescindere su di me non riesco a utilizzarli al meglio, quindi niente, preferisco altro. Poi abbiamo lo scrub di Kylie, che mi piace, è dedicato al cocco. Niente, niente male, tengo. Poi abbiamo questo che è nuovo, l'ho messo qui per utilizzarlo a breve, balsamo per capelli danneggiati e spenti, lo tengo. Mi è piaciuto molto il balsamo, perché avevo... questa è una maschera, no, c'è scritto balsamo, scusate, lo shampoo rendeva i capelli super luminosi, quindi assolutamente sono curiosa di provare anche questo. E diamo un attimo una pulita, perché adesso appunto abbiamo fatto un po' di spazio. Ok, solitamente cerco di andare a fare una cosa un po' colorata, non so se ci riuscirò, però vediamo.
Abbiamo il balsamo della stessa linea dello shampoo che rimetto nel cassetto perché è nuova. Qua abbiamo un esfoliante per la cute, ma ne ho già due, quindi posso metterlo nel cassetto. Questa è una lametta nuova da fare. Questa maschera mi piace tantissimo, color fresh, e sta per finire, quindi la tengo qua. Questo è un impacco pre-shampoo, quindi non ha senso tenerlo qui. Qua abbiamo questa maschera di Garnier che mi piace molto molto molto. Infatti l'ho usata parecchio, devo pulirla. Poi qui abbiamo un'altra maschera di Christophe Robin, nuova, quindi la riporto nel cassetto. Questa è della stessa linea dello shampoo che sto usando adesso, quindi la teniamo qua. Qua poi abbiamo un nuovo scrub gommage per il corpo e lo metto giù. Qua invece uno scrub per la cute che però ha i granulini un po' spessi ed è difficile spesso da rimuovere, però voglio finirlo. Qua abbiamo un altro scrub da Elodovia, sono troppi, e qua abbiamo un gel doccia, una mousse e un'altra mousse. Queste potrei tenerle quasi quasi. Comunque puliamo qui un attimo. E questo è il risultato dei prodotti qua sopra. Ora sistemiamo qua sotto, che come vedete c'è un bel casino. Allora, vediamo un po' qua cosa abbiamo. Innanzitutto questo No Orange Shampoo di Fanola. L'ho preso su Amazon, è pazzesco per chi ha i riflessi appunto caldi ai capelli. Lo uso appunto perché è blu e va a contrastare il tutto. E lo tengo. Abbiamo poi questo shampoo che alla fine non mi è piaciuto tanto. Appunto per sempre i capelli grassi, ma è difficile trovare uno shampoo per capelli grassi quando pare che mi piaccia, quindi è giunto il suo momento. Questo appunto ho già detto che l'ho finito, quindi via, mi sto bagnando tutta. Qua abbiamo un, ve lo pulisco un po', mi sto bagnando, no, doccia, scrub di Sol de Janeiro. Questo l'ho usato parecchio, però non è tra i miei preferiti, infatti l'ho messo qua per finirlo. Ha uno scrub abbastanza spesso, però non lascia la pelle morbidissima come altri che hanno anche altri oli all'interno, quindi carino ma non troppo, lo tengo per finirlo. Linea fortificante di Mulac. Allora, lo shampoo è praticamente finito mentre la maschera ce n'è ancora, e allora questi cerco di finirli. A prescindere, la mia linea preferita di Mulac è quella anticrespo, quindi queste le uso un po' meno perché avendo i capelli crespi io amo le linee anticrespo e tendo a finire prima quelle. Però appunto secondo me in base ai propri tipi di capelli si riesce a trovare quello più adatto, tipo questo qua lisciante ammorbidente, come maschera la preferisco a questa fortificante che dà volume, quindi niente, tengo tutto. Qui abbiamo un balsamo di Redken che do via. Troppe cose. Questo alla fine è praticamente finito, ma non lo so, non mi ha fatto impazzire, perché col fatto che è purificante, idratante, secondo me non fa nessuno dei due. Non so come dire, da una parte dici ok, sì, va a purificare, dall'altra anche a idratare, però se mi serve solo purificante non uso anche un idratante, capito? Quindi non lo so, non credo che lo riacquisterei. Poi qui abbiamo invece questo prodotto per dare volume ai capelli, ma lo regalo. E questo qui alla fine non ho capito se mi piace o meno, è qua da 1000 secoli, tutto sporco, via. Questa anche non l'ho ancora utilizzata, la metto sempre qua, 10 in 1 maschera capelli, per tutti i tipi di capelli. Mi sa che va messa pre-shampoo, comunque basta. E qui abbiamo quelli di prima che non mi ricordo più se ho detto che tenevo. Beh, questo se devo finirlo. Questo per dare protezione ai capelli colorati. Oddio, non lo so. Vabbè, intanto pulisco qua. Vediamo un po'. Io, se c'è una cosa che odio, è pulire la doccia, raga, vi giuro. La doccia è il male. Non vorrei neanche tenere niente qui sotto, in realtà. Però, quelli che finisco, secondo me è meglio se li tengo qui piuttosto che in giro. Ho preso anche questo per le fughe, perché tendono a sporcarsi un sacco. Vediamo se funziona. Ora
ora finisco di pulire tutta la doccia. E tada! Come nuova! Mamma mia, che differenza! Io super proud! Finalmente è tutta bella coordinata e anche un po' in base al colore. Prodotti che devo finire più in fretta, prodotti nuovi barra che sto utilizzando ovviamente di più. E niente, non ci credo. È una rottura ma anche una soddisfazione quando si finisce. Oh yeah! Mi stavo dimenticando di questo cassetto dei capelli. In realtà c'è anche corpo, però visto che abbiamo fatto la doccia tanto vale fare anche qua. E allora qua abbiamo un altro protettore dei capelli siero di Freshly che tengo perché è nuovo. Qua abbiamo dei prodotti di Yevoda che trovo da qua. Qua abbiamo lo shampoo che avete visto in doccia, lisciante, e lo teniamo. Come tengo anche questi qua di Elviv che devo ancora provare. Qua abbiamo un olio corpo che tengo. Questo spray mi sa che ce l'ho già di là. Questa crema la tengo. Questo scrub ottimo, lo porto in bagno. Questo spray per ora lo tengo. Ah, aspetta, però capito che abbiamo questo lisciante potente e questo invece che dà volume e definisce. Oddio, quale tengo? Io in crisi. Anche la maschera e c'è anche questo siero capelli idratante, però ho già quello di Garnier. Però da mettere dopo questo, dai, posso tenerlo. Poi qui abbiamo il balsamo e l'air dry cream per tutti i tipi di capelli, quello leggero, mi sa che ho tenuto quello pesante, quindi questo lo posso dare via. Qua abbiamo una crema di Bottega Veneta che mi piaceva molto la profumazione. Anche questa crema ce l'ho doppiona e mi era piaciuta molto. Questa mi sa che alla fine la do via. E la saponetta e questa di Fenty mi piace tantissimo perché lascia la crema, la pelle super lucida. Scrubbino tengo. Questo nuovo tengo. Questo gommage Monoi penso che lo darò via. Regalo anche questa perché ne ho già due e questa sarebbe la terza. Repair Scalp tengo. Questo Clean Mask Limone tengo. Questo tengo questo nuovo. Abbiamo un sacco di oli corpo, direi di tenere quelli più nuovi, uno piccolo, gli altri via. Questa crema mi sa che non l'ho mai usata, insieme al profumo secondo me potrebbe essere una buona idea. Questo olio per capelli do via, questo praticamente finito lo do via. Questo serve per riscaldare, tipo Beta Burn per la cellulite. Illuminante ne tengo solo uno. E infine una ricarica di questo olio di Kate's che mi piace un sacco perché non ha profumo, quindi è ottimo da mettere con qualsiasi crema, con qualsiasi profumo, e mi piace molto. Ok, quindi tengo solo questi. Solo, tra parentesi, ancora pieno il cassetto, però va bene lo stesso. È sicuramente più libero di prima, ci sta. Qui sotto invece, ah no, vabbè, qua sotto, oddio, no, in realtà, cioè vabbè, ci sono praticamente solo protezioni solari che tengo, però ne ho altri due di questi. Oh my god, per quello non mi vedete mai finire, perché secondo me apro uno, apro l'altro. Comunque tengo solo uno e ci siamo. Bene amici, questo declutter è termine. La prossima volta vedremo appunto la skincare. Spero vi sia piaciuto, di avervi fatto scoprire anche magari alcuni prodottini che amo. E niente, grazie per essere arrivati fino alla fine. Bye!